Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Noi della redazione del Foggia.com avevamo scherzando detto che la miglior protesta sarebbe stato lo sciopero della sconfitta, perché a Foggia ormai ultimamente venivano tutti a prendersi 3 punti, 4 volte nelle ultime 5 partite. Questo sciopero è riuscito, di fatto il Foggia ha vinto. E finalmente abbiamo sfatato quello che stava diventando un vero e proprio tabù. Scherzi a parte, la partita l'avete vista tutti, non ve la sto a raccontare. Il Foggia al solito ha sciupato e poi è passato in svantaggio a difesa schierata. È riuscita però a rimetterla sui canali giusti in uno stadio con un silenzio irreale, giocando da grande squadra, pareggiando la partita, rischiando di andare in vantaggio già con un rigore sbagliato purtroppo da Mazzeo. Nel secondo tempo, ai 2 pullman dell'Avellino, che intanto giocava in 10 uomini, Gerbo è riuscito a rispondere insinuandosi sulla destra e facendo un cross che Mazzeo doveva soltanto spingere in rete. Foggia poteva fare anche il terzo gol con Deli, purtroppo non l'ha fatto. Abbiamo sofferto come al solito alla fine, senza però subire grosse, grosse occasioni da rete. E abbiamo però avuto l'occasione di vedere finalmente Duhamel, che credo sia un altro ottimo acquisto di Nembel. Questo ragazzo ci darà una grossa mano, a mio avviso, per raggiungere l'obiettivo che è quello della salvezza tranquilla. Detto questo, mi vedete finalmente con la maglia del Foggia, della Serie B, e la maglia di Tonucci. Ho messo nel cassetto quella di Sarno. Qualcuno mi aveva chiesto se avessi una maglia del Foggia della Serie B. È come chiedere al prete se ha il vino per dire la messa. Sì, ce l'ho, quindi oggi la posso mettere finalmente, perché Tonucci è un guerriero che ha già infiammato i cuori di tutti i tifosi rossoneri. Ma più che della partita, oggi non si può non parlare diciamo, del fatto del giorno. Lo stadio a porte chiuse. Vedete dietro di me c'è il nero rappresenta il vuoto, quello che è il calcio senza tifosi. Guardate che differenza c'è di questa mia clip rispetto a quelle precedenti, quando siete abituati a vedermi in uno stadio pieno di gente, di ragazzi, di tifosi che vogliono semplicemente soltanto vedersi la loro squadra di calcio, la loro squadra del cuore. Bertolt Brecht diceva: beati i popoli che non hanno bisogno di eroi. Ebbene, a Foggia invece un eroe ce l'abbiamo, e Sua Eccellenza il Prefetto, che ha voluto, con una decisione coraggiosa, una decisione impopolare, salvarci tutti da chissà quale catastrofe fosse successa, qualora fossimo entrati allo stadio insieme a quei meravigliosi ragazzi che sotto la curva hanno incitato per tutta la partita il Foggia. Credo dunque di interpretare assolutamente il sentimento di tutti i tifosi del Foggia, ringraziando Sua Eccellenza il Prefetto per aver pensato alla nostra incolumità. La verità è che i tifosi del Foggia fanno paura semplicemente per un motivo: perché hanno una grande passione, una passione per la loro squadra che evidentemente da altre parti è difficile trovare. E in questa società avere passione è visto comunque con sospetto dall'ordine costituito. Il Foggia no, e i foggiani non hanno bisogno di lezioni di civiltà, perché la civiltà l'abbiamo insegnata andando in trasferta, per esempio a Chiavari, e mangiando, come ho fatto io, tranquillamente una pizza con i tifosi dell'Entella. Ma l'abbiamo dimostrato anche in trasferte difficili come Brescia, a Carpi, a Cesena, ad Ascoli. Potrei ricordare una serie di stadi dove, a Spezia, dove siamo andati e pacificamente abbiamo assistito a questa partita, alla nostra partita. Io la vedo così. Un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Mitico Channel, e vi aspetto comunque tutti lunedì, quando sarò a Palermo, finalmente a poter ancora una volta di nuovo poter tifare per la nostra squadra del cuore.